finalmente questa sala riprende una consuetudine di appuntamenti culturali. Buonasera. Abbiamo ospiti con noi l'Unione Astrofili Napoletani di Sessaurunca. Questa è una gioia grande, un revival. L'ultima volta che questa sala è stata usata fu usata proprio in occasione di un convegno di astronomia. Ho saputo per caso da Claudio che in effetti Spigabruno aveva l'onore di dare questo premio Terra Laboris a questa associazione. Io ne sono proprio contentissima, così come sono felicissima di premiare Cristina e la sua masseria dello spirito, perché è veramente un prodotto eccellente, e già che voi lo sapete, io credo molto nella possibilità di riformare proprio l'agricoltura, il cibo che mangiamo, in modo da avere, soprattutto noi che abitiamo in una terra che può produrre tutto questo, di avere noi, dico, la possibilità di continuare a mangiare questi cibi salutari ancora per molto molto tempo. Ci siamo visti l'ultima volta con Claudio Saltarelli e gli amici di Terra Laboris il 2 di aprile a Benevento. La manifestazione ha avuto grande interesse e anche un notevole successo. Io sono stata molto contenta, e stasera in effetti non facciamo altro che continuare ad informare con il presidente, che è qui, Claudio Saltarelli, persona squisita, incredibile, che ha fatto di questo conoscenza, quella appunto di informarci storicamente come eravamo e chi eravamo, quasi una ragione di vita. Lui praticamente ci illustra giornalmente con missive di ogni genere, anche modernissime, tipo Facebook o altro tipo di comunicazione. Social, comunicazione, tanti tasselli di un argomento che veramente soltanto pochissimi di noi conoscevano. Io per esempio ignoravo tutte le sfaccettature, e stasera se ne parlerà ancora. In effetti tutto questo progetto, anche la premiazione di aziende che si occupano di cibo campane, che si occupano ovviamente di cibo salutare campane, è un'iniziativa di Terra Laboris, voler riportare e premiare le aziende più meritevoli dell'ex regno, che ancora oggi in effetti continua a donarci eccellenze, proprio perché in questa terra noi riceviamo, diamo tanto, ma abbiamo ricevuto tantissimo, per cui per questa elargizione di nascita noi dobbiamo, secondo me, continuare a operare e operare bene. Questa associazione in effetti sta ormai cercando di portare conoscenza nei vari ambiti, nelle varie materie. Per esempio la premiazione del cibo, che è stata finora, insomma, perché l'anno scorso è stato il primo premio, ed ecco, questo è il mio, l'abbiamo vinto noi come Spigabruna Bio. Ma ecco, per esempio, anche premiare gli amici dell'UAN, che hanno scoperto questa incredibile situazione della stella variabile, di cui non ho fatto in tempo a leggere qualcosa, per cui oggi ci illustrerete e noi saremo molto ma molto felici di ascoltarvi. Ora io vi ringrazio e passo la parola a Claudio, che dirà due parole sull'associazione Terra Laboris.